Naturalmente la musica che suona oggi è diversa da quella di allora, direi anzi che per molti sarà sorprendentemente diversa. Lo rivela anche la struttura del quartetto che ha oggi, che è composto da Nanà, un notissimo musicista brasiliano che suona vari strumenti a percussione e in particolare questo strumento che si chiama berimbau, che è composto di una corda che viene percossa con un bastoncino, di una zucca che funge da cassa armonica e di un bastone che tende la corda. Proseguendo, ecco qui c'è Don Cherry naturalmente con la sua tromba da tasca, la pocket trumpet, è importante farla vedere perché è veramente una cosa rara, una cosa meravigliosa, ma suona oggi anche altri strumenti, suona un flauto dritto, suona questo strumento a corde che non ricordo mai come si chiama Don? Dusunguni from Mali, cacciatori guitar. E questa è la moglie di Don Cherry, Moki Cherry, che oltre a suonare il tambura, questo strumento affascinante dal suono distensivo, uno strumento indiano, è l'autrice, e questo è molto importante, di questi arazzi che fanno da fondale alla musica, e di questo arazzo anche su cui suonano i musicisti. Questi arazzi verranno inquadrati dalla macchina nei momenti salienti, in quanto fanno parte integrante proprio della espressione. Il quarto componente del quartetto, e questa è una piacevole sorpresa per noi, è un italiano, un chitarrista italiano, suona la chitarra acustica nell'epoca delle chitarre elettriche e dei distorsori, si chiama Giampiero Pramaggiore. Prima non era molto noto in Italia, un anno fa circa ha incontrato Don Cherry e ne ha sposato, diciamo così, il credo musicale, il modo di vivere, perché è anche un modo di vivere quello di Don Cherry, che ha punti di contatto fondamentali con la civiltà orientale e africana, vive con loro e suona con loro. Naturalmente, proprio per il fatto che la musica del quartetto di Don Cherry non è ancora conosciuta a livello di massa in Italia, ci pare che l'occasione sia particolarmente preziosa per rivolgere a lui, a Don, alcune domande. Una naturalmente deve essere di carattere preliminare e mi sembra debba essere questa, cioè che cosa ricorda Don Cherry e come ricorda l'esperienza che ha avuto con Ornette Coleman, con il quartetto di Ornette Coleman, Don? So quite a few years ago, but that's an experience that I always remember, and it was something. Si tratta di parecchi anni fa, ma è stata un'esperienza importante che io ricordo sempre. Ed è qualcosa di assai prezioso per lo sviluppo della mia musica. La ragione principale è dovuta al fatto che Ornette Coleman è un maestro nell'improvvisazione. E suonando con lui, io ho studiato la sua scuola e ho avuto lui come guida nell'evoluzione della mia musica, specialmente nel mio rapporto con la tromba. Da allora io ho percorso molta strada, ma nutro ancora un profondo rispetto per Ornette e per la sua musica. E sono convinto che non ci sono altri musicisti che possono suonare la sua musica come fa lui. Solo Ornette Coleman e Thelonious Monk. Questa è classe. In secondo luogo, abbiamo detto prima che la musica di Don Cherry di oggi è profondamente diversa da quella che suonava con Coleman. Gli chiediamo quindi com'è che c'è stata questa trasformazione e qual è il retroterra culturale della sua musica di oggi, come ci è arrivato e perché. No, I think it's very important for me to say now that it's not the quartet of Don Cherry. The name of the group. Penso che sia molto importante precisare che questo non è il quartetto di Don Cherry. Ma si tratta di un gruppo, di un collettivo musicale chiamato musica organica. E l'aggettivo organica ha in sé un'accezione di vita, di sviluppo. E noi tutti cerchiamo di evolverci nell'improvvisazione, nella composizione e nel suonare insieme. E bisogna tenere presente che gli strumenti che noi suoniamo sono nella maggioranza organici e vengono dalla natura. Cioè sono costruiti con materiali naturali e non artificiali. Noi stiamo cercando di fare qualcosa che forse è impossibile comprendere, perché oggi tutti usano strumenti elettronici fatti con materiali sintetici e si servono di sonorità artificiali, mentre noi cerchiamo di operare soprattutto entro il campo dell'acustica naturale.
I componenti del quartetto provengono tutti da luoghi differenti e abbiamo viaggiato molto e durante questi viaggi intorno al mondo abbiamo sentito musiche diverse e interessanti. Abbiamo avuto contatti con musicisti e abbiamo incontrato maestri che ci hanno insegnato le loro melodie e così ci siamo scambiate le nostre esperienze musicali. È questo che soprattutto vogliamo fare. Condividere esperienze musicali differenti provenienti da parti diverse del mondo. Questo scambio di esperienze, questo allargamento della nostra conoscenza, ci stimola e ci rende felici. Il tipo di musica che noi stiamo creando nasce dall'amore e noi possiamo dare quest'amore alle persone del pubblico. E questa è una cosa meravigliosa. Io sono molto felice di suonare con i musicisti con i quali suono ora, perché sono tutti delle personalità autonome e compiute in se stesse, e sanno ciascuno comporre e improvvisare. Penso che siamo una famiglia organica, felice. Una volta un re si avvicinò ad un saggio e chiese di insegnare a lui l'arte del creare le immagini. E così nasce il dialogo. Oh grande saggio, sii tu così buono da insegnarmi i metodi del creare le immagini. Una persona che non conosce le leggi della pittura non potrà mai capire le leggi della creazione delle immagini. Sii così buono allora, oh saggio, da insegnarmi le leggi della pittura. Ma è difficile capire le leggi della pittura senza prima conoscere la tecnica della danza. Sii così gentile allora da istruirmi nell'arte della danza. Questa è difficile da capire senza avere prima una completa conoscenza della musica strumentale. Insegnami allora, o grande saggio, le leggi della musica strumentale. Le leggi della musica strumentale, però, non possono essere imparate senza una profonda conoscenza dell'arte della musica vocale.